Lui si chiama Jesse. Stavamo giusto facendo due chiacchiere a proposito di Richie Doucet. Sentite, non ho fatto niente, capito? Non so niente, io stavo solo facendo una passeggiata lungo la strada e lei mi ha preso tutto qui. Lavori per la mafia del sud? No, cioè, sì, merda. L'ho fatto solo per i soldi, capito? Io non ho niente di personale contro di voi, non giro nemmeno armato. Dov'è Doucet? Lui si trova al Luna Park abbandonato, verso ovest. Al Baron Sandy. E che diavolo ci fa laggiù? Da quel che ho sentito è perché voi state facendo casino. Giorgi è sul sentiero di guerra ormai. Vuole Richie morto. Così Richie ha preso tutta l'eroina e se l'è data a gambe. Ha detto che se ne stava buono finché non sistemava tutto con Giorgi. Quanti uomini ci sono con lui? E che cazzo ne so, tutti quanti? Dammi quel coltello. No, 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 vi prego, io non vi ho fatto niente. Vi prego, vi scongiuro, mia mamma, la mia povera mamma! Forza, vai! Potrebbe avvertire Doucet. Non è una minaccia per nessuno. Lascia che corra dalla mamma. Se ti sbagli, la pagheremo molto cara. Brutto presentimento. Richie deve risolvere questa merda con Giorgi. Beh, è una scelta, cazzo. Altrimenti finiamo inculati come tua madre al ballo scolastico. Certo, amico. Certo. Meglio tornare indietro prima che Bobby ricominci a urlare. Va bene, stai in campana. Un esercito di negri e pensare di cavartela così. Fanculo, è solo un negro. Dopo tutte le cazzate di Richie, forse sono quelli di Giorgi. Non importa se si tratta di un negro o di 50 mangiaspaghetti. Conta solo il figlio di puttana che hai davanti. Vado. Fate un fischio, se vedete qualcosa.
Benvenuti al parco giochi di Barossa Medici. Siamo felicissimi di avervi qui con noi oggi. Dimenticate i vostri problemi e divertitevi. Ma tenete gli occhi ben aperti. Non immaginate cosa è in serbo per voi quel vecchio marpione del barone. Sentimento. Richie, eh? Devi risolvere il coglione! Benvenuti al parco giochi di Barossa Medici. Siamo felicissimi di avervi qui con noi oggi. Dimenticate i vostri problemi e divertitevi. Ma tenete gli occhi ben aperti. Non immaginate cosa è in serbo per voi quel vecchio marpione del barone. Sei morto!
nastri. Io non mollo! Abbiamo una giostra dove bambini e bambine possono divertirsi in tutta sicurezza. Se invece siete tipi avventurosi, vi consiglio di proseguire e incontrare le bestie più pericolose di questa zona del Bayou sul nostro ottovolante dell'alligatore folle. Ma state attenti, perché quelle bestiacce adorano la carne nera. Benvenuti allo Squat Yoss. Qui nessuno riposa in pace. Per motivi di sicurezza, ricordatevi di tenere sempre braccia e gambe all'interno della bara. E tenete d'occhio i bambini. Divertitevi. Figlio di puttana, vieni fuori! D'accordo. Bastardo che ha incasinato lo strip club. Non lo so, il culo. Forse sono quelli di Giorgi. Giorgi, a quest'ora davamo circa. Possiamo trovare un accordo. Ti va? Tu devi solo crepare. Seguitemi, coglioni! Eri tu, coglioni!
sappiamo che sei qui! Fatti vedere! Vieni fuori e non ti facciamo niente. Promesso. Vedi se ancora nello scuoti ossa. Siamo messi bene. Giusto al momento giusto, Presto! Sei pronto? La già sana, la risposta e la trazione scatenata di tutto il paese. Saltate a bordo. E quando tornate sulla terraferma, fate un giro al negozio del dottor... Mi sono rotto di questo coglione! Metto al riparo. Cosa abbiamo qui? Sei qui! Fatti vedere! Vieni fuori e non ti facciamo niente! Promesso! Al negozio del dottor Riaia e prendetevi una bella cavalina.
Non riesco a muovermi! Sta facendo un casino! Fatelo fuori, cazzo! Mandate rifornimenti. Sto arrivando, tieni duro. Facciamogli baciare il marciapiede. Bene, signori, siete finalmente arrivati alla porta. Vedrete che ne basta la fila perché in cima c'è la vista più meravigliosa che possiate immaginare. Guardate con i vostri occhi. Incazzare il bianco sbagliato! Addosso al negro! Le origini, la mia storia parla di un mostro demoniaco chiamato Rugaru. Tutto ebbe inizio nel cuore del Fayum, in un piccolo villaggio di neri lontano dalla città. Credi che vi arrenda così facilmente? Era un luogo in cui gli schiavi... Lasciami in pace o ti farai male! Un luogo che potevano chiamare casa. Ma c'era casa di qualcos'altro, qualcosa di malvagio, guardava gli aspetti, e guardava. Un attimo, devo ricaricare! Ma no, addio, il lavoro nei campi ha salvato un sacco di anime dall'inferno. Poi hanno iniziato a ribellarsi. Sono tornati alle abitudini dei loro antenati africani e un vecchio di nome Papa Virgil li ha riportati a una vecchia pratica satanica chiamata Voodoo. Il vecchio Papa Virgil decise anche di cambiare nome in Baron Samedin. Il male nell'ombra sentì che il suo momento era giunto. Uomini, donne e bambini iniziarono a sparire. La gente fu presa dal panico. Tutto il villaggio si sentì sussurrare un solo nome. Faccio solo il mio...
mio lavoro. Se scherzi con te, quello che ti cura, stronzo! Assurdo che Giorgi mandi un negro a fare il lavoro sporco! Vaffanculo a lui e vaffanculo tu! Devi pensarci bene, ragazzo. Pensi di poter venire qui a rubarmi l'eroina senza che nessuno lo noti? Non sono qui per rubarti l'eroina, Ricci. Sono qui per fartela pagare per cosa hai fatto a Sammy e Ellis Robinson. Io non c'entro niente con quello che... Io ti ho visto mentre accoltellavi Ellis. Allora non ho potuto farci niente, ma cazzo, adesso sì che posso. Porca troia! Non è stata una mia idea, hai capito? Era di Giorgi, suo e del suo vecchio. Loro volevano ammazzarvi, non io! Cosa avrei dovuto fare? Dire di no! Oppure assicurarti che fossi morto! No, ti prego! Ti prego! Ti prego! Ascolta! Ascolta! Solo sarebbe bello se... se mi lasciassi dire almeno una preghiera prima di uccidermi! Prega mentre vai in paradiso! Quando vidi Ricidus et appeso a quella ruota panoramica, provai un profondo senso di incredulità. Niente di simile era mai successo prima. I mafiosi non fanno altro che ammazzarsi tra di loro, ma si tratta generalmente di un evento contenuto. Un tizio sta mangiando spaghetti e polpette nel suo ristorante preferito e gli sparano in testa. Ma stavolta era diverso. Anche allora... Ancor prima di sapere chi l'aveva ucciso, mi resi conto che Ricci era stato messo in mostra. Vede, Lincoln era stato addestrato alla guerra psicologica dalla CIA. Voleva terrorizzare i mafiosi, voleva che sapessero che li avrebbe uccisi dal primo all'ultimo e che nessuno di loro sarebbe riuscito a fermarlo.